Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'attaccante della CESPORT, Vincenzo Di Peso. Ciao Vincenzo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a te. Vincenzo, partiamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale, il pareggio 14 a 14 conquistato nella sfida valevole per la prima giornata di ritorno del girone 7 del campionato di B in casa della Blitz Nuoto. Quale eredità vi ha lasciato questo match? Ma sicuramente ci ha lasciato una sicurezza dei nostri mezzi, in quanto siamo riusciti a ribaltare nuovamente per l'ennesima volta un risultato che sembrava perso. Quindi diciamo che abbiamo manifestato quella coesione che si è vista anche contro il Crotone e contro l'Etna. Se al momento devi fare una radiografia della situazione per l'esperienza che tu hai maturato nel percorso pallanuotistico fin qui sviluppato e dire quali sono a tuo avviso gli aspetti del gioco su cui la squadra può migliorare, su quali ti soffermi. Ma sicuramente cercare di partire forti fin dall'inizio, in quanto spesso ci siamo trovati a dover rimontare dei risultati di svantaggio. Quindi magari cercare di approcciare meglio le partite per non trovarci poi sotto nel punteggio. Se invece devi evidenziare quello che fino ad ora, anzi più che quello, quelli, perché comunque il cammino che avete svolto fino a questo momento è stato lusinghiero, quelli che fino ad ora sono stati per voi i tratti forti, le caratteristiche che vi hanno portato ad arrivare a questo risultato, quali metti in evidenza? Come ho già detto, la coesione del gruppo, perché è un gruppo fantastico, molto unito. Questo si vede sia fuori dall'acqua che in acqua, e questo lo si vede nelle partite. Infatti, come già detto, ci riesce spesso abbastanza facile rimontare le partite proprio grazie a questo aspetto. Ad inizio annata ti saresti mai aspettato di poter arrivare fin qui quando alla vigilia nei pronostici non dico che si dava la CESPORT per spacciata, però con un gruppo di ragazzini e tre senior ad inizio campionato si può dire che eravate seriamente indiziati per un ultimo posto e playout da sfavoriti. No, assolutamente no, non me l'aspettavo io, come non se l'aspettava nessuno, come ben detto. Però è chiaro che quando ci troviamo a dover affrontare un avversario, proviamo a dare il massimo e nessuno di noi si sarebbe aspettato di trovarsi addirittura al primo posto. L'obiettivo quest'anno era la crescita di ragazzi e magari una salvezza rapida eventualmente. E adesso ci troviamo con 3 partite rimanenti. È un punto dalla salvezza matematica. Questo chiaramente ci riempie di orgoglio perché abbiamo fatto uno splendido cammino con una rosa imbottita di giovani, con soli 3 senior, come detto. Quindi siamo davvero soddisfatti del nostro cammino fino ad ora. E adesso ti lancio anche questa piccola provocazione. Siete già paghi di un traguardo di un percorso, scusami, più che di un traguardo che al momento vi vede, come sottolineavi, ad un punto dalla matematica certezza del raggiungimento della salvezza? Oppure, come in tutti gli sportivi che si rispettino, l'appetito vi mangiando e quindi se ci sarà l'opportunità poi di tagliare il traguardo dei playoff non ve la lascerete sfuggire? Ma sicuramente siamo soddisfatti dell'obiettivo che abbiamo quasi raggiunto e già che siamo lì, perché non provarci? Chiaramente ci giocheremo tutte le carte a nostra disposizione, daremo sempre il massimo come abbiamo sempre fatto d'altronde, quindi si vedrà in acqua quello che si è visto fino ad ora. Certo, il calendario mi propone ora sabato pomeriggio alla Piscina Scandone il match contro l'Ossidiana di Messina, formazione che avete già battuto in maniera abbastanza autorevole nel match di andata. Che tipo di partita sarà quella di sabato pomeriggio? Ma non so fare previsioni in genere, però sicuramente Non ti loro chiedo un lo conto. pronostico, ma una valutazione di quello che potrà essere il match. Ma sicuramente approcceremo noi la partita come abbiamo fatto all'andata,
Il loro punto di forza è chiaramente l'esperienza che a noi manca, però cercheremo di dare il massimo come abbiamo fatto in ogni partito. E se ti devi soffermare su quelli che sono i punti di forza della formazione siciliana, ma ancor più su quelli che sono gli errori che non dovete commettere per riuscire a portare a casa un successo, che cosa metti in rilievo? Ma come già detto, loro hanno molta più esperienza di noi. Chiaramente non dobbiamo incappare in situazioni in cui possiamo pagare l'inesperienza. È chiaro che loro abbiano elementi che siano abbastanza di rilievo e quindi cercare di arginare quelli che sono questi loro punti di forza. Certo, come e quando nasce, Vincenzo, la tua passione per la pallanuoto? Ma diciamo un po' per caso, perché da piccolino ho iniziato a muovere le prime bracciate giusto per imparare a nuotare. Da lì è nata un po' la passione per il nuoto e dopo averlo praticato per un po' ho deciso di provare con la pallanuoto e da lì non ho più smesso. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Sei arrivato alla Celesport già da qualche anno, indossi da qualche annata la calottina del club gialloblu e sei cresciuto in questo sodalizio con la guida di Alessandro Femiano. Che effetto ti fa giocare fianco a fianco della persona che ti ha praticamente instradato, svelandoti una buona parte dei trucchi del mestiere? Ma sicuramente è emozionante, non solo per noi, come ci ha detto Giavi più volte, è emozionante per lui in primis, perché comunque è un giocatore d'esperienza, ha giocato la 2, conosce bene il campionato di Serie B e potermi confrontare in allenamento con lui e poter giocare al suo fianco in partita, è in primis una grandissima opportunità per noi giovani. Una grande emozione per me e per gli altri ragazzi che sono cresciuti con Alessandro in quanto era il nostro mister. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Vincenzo Di Peso per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Vincenzo, grazie mille. Grazie a te, Andrea.